chiusura di parchi pubblici, giardini e punti vendita di alimenti e bevande in aree di servizio e stazioni, sì invece allo sport, ma soltanto se da soli e non lontano da casa. Con il numero di vittime, che in Italia supera ormai la barra delle 4.000, dal governo arriva una nuova stretta nella lotta al coronavirus. Non sapremo mai quando sarà il picco. Si parla ragionevolmente, sulla base delle misure che sono state prese fino ad ora, si parlava della settimana prossima o della settimana successiva, ma su questo non c'è un dato scientifico, ci sono delle tendenze, ci sono delle valutazioni che poi devono trovare dei riscontri oggettivi. E se nel complesso i contagi frenano, in Lombardia crescono invece di oltre il 10%. Come racconta questo anestesista dell'ospedale Papa Giovanni XXIII, la situazione più drammatica continua a registrarsi in provincia di Bergamo. Non ho mai vissuto un tale stress in vita mia, dice, lavoro in terapia intensiva e sono quindi abituato a fare scelte difficili, ad avere a che fare con persone in condizioni critiche che possono morire da un momento all'altro. Quando però si arriva a questo punto, ti rendi conto di non poter fare abbastanza. Siamo 100 anestesisti qui, stiamo facendo del nostro meglio, ma forse mi basta. Niente inasprimento delle sanzioni per chi viola le misure restrittive per il momento, ma i controlli aumentano, quasi 10.000 le infrazioni contestate soltanto nelle ultime 24 ore. Altri 94 pazienti positivi a Covid-19 in Puglia, un po' meno rispetto al giorno precedente, quando le persone risultate infette erano 103. Un andamento stabile, insomma, nella diffusione del coronavirus, che però fa altre 3 vittime per un totale di 29 morti legate all'epidemia. Il bollettino ufficiale aggiornato dalla Task Force regionale parla dunque di 675 casi positivi in Puglia alla luce degli oltre 800 test effettuati nella sola giornata di ieri. I 94 nuovi casi positivi sono così distribuiti: 29 in provincia di Bari, 27 nel Foggiano, 15 nel Leccese, 10 in provincia di Brindisi, 2 nel Tarantino e 2 nella BAT. I 3 decessi invece si sono avuti uno nel Barese, uno nel Brindisino e uno nel Foggiano. Intanto a Bari sono terminate le operazioni di riconversione del padiglione Asclepios del Policlinico, che adesso è interamente riservato ai pazienti contagiati dal coronavirus e conta 250 posti letto. Allo stesso tempo in tutti gli ospedali di Bari e provincia sono sospesi gli accessi dei visitatori, dei degenti ed annullati gli orari di accesso. Il nuovo provvedimento è stato deciso per ridurre drasticamente le occasioni di contagio da coronavirus. Sino ad oggi le visite erano consentite ad una persona per ogni paziente ricoverato. Altri 9 casi accertati invece in Basilicata, dove ieri sono stati effettuati complessivamente ben 629 tamponi. Con questo ulteriore aggiornamento, i pazienti lucani affetti da coronavirus salgono a 71. Si può dire si tratti una delle regioni in cui finora la malattia ha attecchito di meno. Oggi abbiamo deciso di compiere un altro passo. La decisione assunta dal governo è quella di chiudere nell'intero territorio nazionale ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria, cruciale, indispensabile a garantirci beni, servizi essenziali. Abbiamo lavorato tutto il pomeriggio con i sindacati, con le associazioni di categoria, per stilare una lista dettagliata in cui sono indicate le filiere produttive delle attività dei servizi di pubblica utilità, quelli che sono più necessari per il funzionamento dello Stato in questa fase di emergenza. Continueranno a rimanere aperti tutti i supermercati, tutti i negozi di generi alimentari e di prima necessità. Quindi fate attenzione, non abbiamo previsto nessuna restrizione sui giorni di apertura dei supermercati. Invito tutti a mantenere la massima calma. Non c'è ragione di fare una corsa agli acquisti, non c'è ragione di creare code che in questo momento non si giustificano affatto. Continueranno a rimanere aperte anche farmacie, parafarmacie, continueranno a venire assicurati i servizi bancari, postali, assicurativi, finanziari. Assicureremo tutti i servizi pubblici essenziali, ad esempio i trasporti. Assicureremo ovviamente anche tutte le attività connesse, accessorie, funzionali a quelle consentite, a quelle essenziali. Al di fuori delle attività ritenute essenziali,
consentiremo solo lo svolgimento di lavoro in modalità smart working e consentiremo solo le attività produttive ritenute comunque rilevanti per la produzione nazionale. Rallentiamo il motore produttivo del Paese, ma non lo fermiamo.